Una vita da muratore. Come forse tutti quanti sanno, ma anche molti nuovi iscritti magari non sanno, io ho fatto per una vita il muratore, ovvero potrei azzardarmi a dire circa 10 anni. Tutto quanto è iniziato circa, diciamo, all'età di 17 anni, no, di 16 anni, di 16 anni ho iniziato a lavorare, finendo una scuola di 2 anni che appunto ho preso l'attestato da elettricista, difatti, diciamo, nel campo da elettrico me la so cavare abbastanza bene, cose piccole, di certo non sono in grado di fare un'azienda a livello elettrico, però una casina normale me la so cavare. Quindi niente, ho preso questo attestato, dopodiché all'età di 16 anni ho fatto per 6 mesi l'idraulico, solamente che come lavoro non mi garbava molto, anche perché in quel periodo avevamo un cantiere a Modena, quindi tutte quante le volte far da Cassasabbio Terme fino a Modena, alla casa di Pavarotti, addirittura io ho fatto gli impianti idraulici alla casa di Pavarotti, era un gran sbattimento, proprio non pagavano il viaggio, la trasferta, si arrivava sempre tardi, un cazzo e un altro. Allora ho detto, sapete cosa dico, siccome mio padre appunto fa il muratore, per conto di una ditta, perché mio padre era artigiano e lavorava per una ditta, allora ho chiesto alla ditta alla quale mio padre lavorava e di conseguenza lì ho iniziato a fare il muratore come dipendente, come manovale, con esattezza. Quindi 16 anni, sì, ho iniziato a lavorare all'età di 16 anni, ho lasciato la scuola, in quanto io ho fatto la prima superiore, sono stato bocciato, l'ho rifatta, diciamo, e dopo, siccome ero un pochino una capra, avevo provato a studiare metalmeccanica, quindi al tornio, diciamo, essendo un pochino una capra, non avevo voglia di studiare, non ero in grado di studiare, quindi non avevo la pazienza, diciamo, sono andato a fare questo attestato di 2 anni come elettricista. Di conseguenza ho preso il mio attestato, piccolino, e dopodiché ho iniziato a lavorare. Ritorniamo al manovale. Come funziona il lavoro di manovale? Ovviamente quando tu inizi un lavoro parti dal grado più basso perché non sei in grado di far nulla, quindi ti insegnano a fare il cemento, che è una delle cose primarie, la cosa più basilare, che va mischiata con sabbia, cemento e un po' di calce e ovviamente acqua. Va tutto quanto mescolato nella bitumiera e dopodiché appunto si forma questo liquido che si chiama cemento. E quindi ti fanno vedere come si fa. Io quindi cosa facevo per ricordarmi un po' le cose, perché i muratori lo fanno a caso, cioè, perché loro mettono un po' di sabbia, guardano, mettono un po' di cemento, guardano, sabbia, calce, acqua, tutto quanto a caso, poi vedono il composto come salta fuori, da lì capiscono che appunto l'hanno fatto o troppo magra o troppo grassa o l'hanno fatto bene. Invece io cosa facevo? Siccome ero un novizio, un principiante, contavo le sbadigliate di sabbia, quanto cemento ci mettevano, ovvero un sacco, mezzo sacco, tre quarti sacchi, quanta calce ci mettevano, contavo tutto quanto, così la facevo uguale. Difatti ero bravissimo, infatti ho imparato immediatamente a fare il manovale ed ero anche un bravo manovale, perché riuscivo, uno, a gestire più muratori in una volta, ovvero cosa fa un manovale? Per esempio, quando i muratori o il muratore fanno un muro, il muratore sta semplicemente lì davanti al muro con cazzuola, caldarello pieno di cemento, la paletta per mettere appunto il cemento sopra la paletta e dopo metterlo sulla fila di mattoni, e basta, fa semplicemente questo, ovvero un lavoro che deve stare lì fermo, montare i mattoni, quindi un lavoro molto preciso, molto di pazienza, e il manovale, diciamo, che è quello che fa il lavoro di fatica, più sempliciotto, chiamiamolo così, però comunque sì, è un lavoro che deve essere sempre pronto, attento a guardare che il muratore non finisca mai il cemento, mai i mattoni, e quindi quando avevi 3-4 muratori da gestire, io ero sempre lì a correre, fai il cemento, porti, guardi i mattoni, gli mancano dei mattoni, porti i mattoni, e nel frattempo stavo anche al telefono a assaggiarmi con le mie morosine, diciamo. Questi ragazzi sono alcuni prodotti della Prozis che utilizzo quotidianamente, dall'albume ovviamente per fare colazione, dal pesce al burro d'arachidi con noci pecan, gallette di mais, gallette di riso, proteine e avena, che è sono altri due prodotti che uso appunto per fare colazione quando sono molto di fretta, perché le shake insieme, bevo e butto giù e buonanotte, shakerò sempre con acqua oppure latte. Tutti quanti questi prodotti li potete trovare su www.prozis.it utilizzando il codice sconto o con MAO10 o TC10. Questo burro d'arachidi ve lo voglio far vedere perché è in sconto. Sapete perché? Semplice, perché è vuoto. Ecco perché è sconto. Mi sono già pappato tutto quanto.
Poi col passare degli anni ho iniziato a prendere la patente della gru, quindi io sono diventato anche gruista, quindi dal basso, perché ai tempi, diciamo molti anni indietro, la gru si guidava dall'alto. Invece quando ho iniziato appunto a fare il muratore all'età di 16 anni, adesso non mi ricordo esattamente in che anno eravamo, la gru si guidava dal basso, quindi avevo il mio telecomandino, quindi oltre a fare il manovale e seguire tutti i muratori, guidavo anche la gru. Quindi nei cantieri grossi io guidavo la gru, scendeva la gru, me la attaccavo io, me la facevo attaccare, diciamo, non so, i bancali o quant'altro, quello che appunto dovevo sollevare, portarlo magari in cima al palazzo, e lo facevo semplicemente. Quindi pian pianino sono salito di grado. Sinceramente, se essere sincero, a me piace molto di più fare il manovale che il muratore, perché io sono una persona più da lavori di demolizione, lavori brutti, lavori pesanti, lavori un pochino così, capito? Dove spacchi tutto, spacchi, non quei lavoretti di pazienza, metti il cemento sulla fila di mattoni, metti il mattone, controlli se è in fila, in riga, è a livello. A me i lavori di pazienza, sinceramente, ragazzi, mi annoiano. Quindi sono fiero e felice di essere rimasto un manovale, ma un ottimo manovale. Come si svolgeva l'orario di lavoro? Si svolgeva che iniziavo alle 7, o 7:30, dipende dai cantieri, a volte anche le 6, dipende. Se facevamo un tetto alle 3 di pomeriggio si schioppava sul tetto, quindi noi cosa facevamo? Iniziamo alle 6 di mattina, alle 5:30, per poi magari smettere alle 2, senza fare la pausa pranzo, tiravamo dritto e buonanotte. Se no, di solito 7:30 si iniziava e 5:30, 6 si finiva con un'ora di pausa. Comunque sia, avevo la fortuna di lavorare con una ditta del paese che aveva tanti lavori qui intorno in periferia, quindi non è che andavo a Bologna o dopo Bologna o al mare o a Ravenna, no, stavano sempre qui nei dintorni, quindi in 2 minuti tutte quante le mattine andavo a lavorare. Io cosa facevo? Mi mettevo la sveglia, mi alzavo, colazione al volo, e mio padre mi veniva a prendere, mi caricava e andavamo in cantiere. Sempre in quel periodo, verso la fine di quel periodo, ho iniziato a fare l'MMA. Come mi distribuivo, diciamo, i miei tempi, i miei orari e questo sport? Semplice: al mattino, dalle 6 alle 7 di mattina, andavo a fare lezioni private di Thai Box a Bologna, dopodiché attaccavo subito, facevo la doccia là, andavo subito a fare il muratore, le mie 8, 9, 10 ore di muratore, dipende appunto dai giorni, e alla sera concludevo con 2 ore di lotta. E tutte quante le sere arrivavo a casa alle 11 di sera. Difatti, dopo 6 mesi, ho vinto il mio primo campionato italiano di MMA. Come ho fatto? Semplice, perché mi allenavo il doppio degli altri. Cosa che se faccio adesso non ci riuscirei. Difatti, lo dimostra il fatto che adesso che ho comprato casa da settembre, quindi ormai sono già 6, 7, 8 mesi, io ormai sto dedicando tutta quanta la mia vita a questo lavoro, tutte quante le mie ore, minuti e i miei secondi del giorno a ricostruirmi, a ristrutturarmi casa con mio padre. Al mattino sono in fabbrica, mio padre al mattino invece è in rosticceria ad aiutare la sua donna, e il pomeriggio tutte e due siamo là fino alle 9:30 e anche fino alle 10 di sera. 2 sere fa sono tornato a casa alle 10 di sera, c'era la Cili che era incazzata nera, perché ovviamente arriva a casa e ceniamo, quindi è un orario assurdo. E i sabati e le domeniche, che io appunto non lavoro in fabbrica, dedico tutta la mia giornata dalla mattina alle 6 fino alla sera alle 9, sia il sabato che la domenica. Invece mio padre, che di fatti fa lavori in rosticceria, il sabato mattina e la domenica mattina comunque sia sta in rosticceria, lui dopo mi raggiunge al pomeriggio. E questo difatti mi ha portato alla conoscenza di riuscire a fare tante cose di mio, diciamo, senza chiamare nessuno che le faccia per me. Basta avere un po' di voglia e avere la conoscenza. Difatti questo mi sta portando a ristrutturare casa con mio padre e spendere veramente il minimo indispensabile, cioè giusto il materiale, perché la manodopera di un muratore io non la vado a spendere, in quanto facciamo tutto quanto noi. Anche, diciamo, anche dalla posa delle piastrelle che andrò a fare, sicuramente sarà una cosa che noi facciamo, perché il muratore, bene o male, è in grado di far tutto, perché è colui che sta in cantiere dall'inizio fino alla fine, quindi vede
come lavora l'intonacatore, vede come lavora il piastrellista. Ovvio, non sarà mai bravo e perfetto come un intonacatore, mai bravo e perfetto come un piastrellista. Un muratore sa sempre fare un pochino tutto quanto, sa cavare. Poi alla fine è casa mia, anche se viene una piccola imperfezione, tra virgolette, ma che cazzo se ne frega, intanto mi sono risparmiato un sacco di soldi, perché tenete conto che magari un piastrellista ti va 20, 25, 30 euro, anche 40 euro al metro quadrato come posa, cioè capite già che una casa di 500 metri quadrati, fatevi voi i vostri conti di quanti soldi ci vogliono, e quindi sai, se iniziamo noi a metterci giù la posa dei piastrelli e lo facciamo noi, cioè c'è un bel risparmio, capito? Vi volevo raccontare questa cosa qui perché infatti ho preso la casa, la sto ristrutturando, stiamo portando un nuovo format che quotidianamente lo andremo ad aggiornare con nuovi aggiornamenti sui vari progressi dei lavori che faremo nella casa. E quindi, siccome alcuni di voi hanno anche commentato sotto, ma se rompi se butti giù la posta, buona grazia che non ti sei venuto giù il soffitto della stalla. Ragazzi, se facciamo una cosa è perché siamo in grado di farla, non è perché ho 300.000 iscritti qui su YouTube, 100.000 su Instagram e 300.000 su TikTok, vuol dire che non sono un lavoratore, non sono un muratore e non siamo in grado di fare le cose. Cioè, capito? Non sono quel ragazzetto che c'ha i follower che si butta a fare le cose tanto per fare i video. No, ragazzi, lo sapete, io sono un lavoratore prima di tutto, quindi se faccio una cosa è perché sono in grado di farla. E poi, a prescindere da tutto, c'è un geometra alle nostre spalle, sono dei tecnici che ci seguono e ci indicano come eseguire, come fare nel dettaglio determinate cose. Come al solito, un bel like al video, mi raccomando, che il ditino non vi fa male, un bel commento, commentate sotto numerosi, mi raccomando, fatemi vedere il vostro calore, il vostro interesse in questi video che appunto sto portando in questi format, e che dire, alla prossima puntata come sempre. Grazie ragazzi per l'ascolto, ciao! Thank you.